Giornata particolarmente densa di appuntamenti a Chioggia per la parlamentare Giorgia Andreuzza, che si ripresenta nell'imminente competizione elettorale per il collegio uninominale Venezia 1, sostenuta dall'intera coalizione del centrodestra. Approfondimento con Giuseppe Boscolo Palo, amministratore unico di Ortomercato, che ha evidenziato alla parlamentare non solo le criticità purtroppo ben note, ma anche alcune possibili soluzioni, quali ad esempio l'istituzione di un registro catastale delle produzioni, che oltre a dare maggior sicurezza riguardo alla tracciabilità dei prodotti agricoli, consentirebbe molte altre opportunità non solo per i consumatori, ma per gli stessi operatori agricoli. Le necessità sono tante, l'onorevole Andreuzza non si è nascosta dietro a un dito, meglio concentrarsi prima sulle criticità più importanti, ha voluto precisare. Tra questi l'inizio lavori del ponte sbarramento sul Brenta per evitare i danni enormi per la siccità e la risalita del cuneo salino e la modifica alla legge Madia che limita i soggetti come Ortomercato a un fatturato inferiore al milione di euro. La legge che venga modificata almeno per le società virtuose che sono in attivo, ha chiesto il direttore di Ortomercato Giuseppe Palo. Con la vostra competenza e il mio contributo in Parlamento sono convinta di poter incidere in modo puntuale e preciso per il vostro territorio, come abbiamo potuto fare anche con altri settori economici, ha concluso la parlamentare. Dunque, sono già più di qualche giorno che i residenti della frazione di Canale di Valle, ma anche qualcuno di Sant'Anna, ci avvisa che il passaggio del treno è talmente lento e i passaggi di livelli conseguentemente sono chiusi per molto tempo e quindi creano un grossissimo problema e fanno arrivare praticamente un po' tutti in ritardo al lavoro e a scuola. Non sappiamo i motivi di questo ritardo, vedremo se riusciremo a capire per quale motivazione, però è evidente ormai da tempo che il passaggio del treno per la frazione, facendo il rapporto delle persone che lo utilizzano e il conseguente disagio, non c'è assolutamente, il rapporto ci sembra che poter dire che non è assolutamente bilanciato. Avrebbe potuto essere usata quella tratta, per esempio, quando l'ANAS aveva proposto all'amministrazione comunale, l'ex sindaco Ferro, di chiudere il ponte sul Brenta per un paio di mesi per poter fare i lavori in fretta. Il sindaco Ferro, invece, accogliendo le istanze delle frazioni che dicevano di non poter essere isolati, la ferrovia non è stata usata. Quindi, quando si poteva usare per motivi, tra virgolette, importanti, non è stata neanche usata in quell'occasione. Allora, la riflessione che invitiamo, ma vale la pena continuare a tenere una tratta ferroviaria che porterà forse qualche centinaio di persone, che costa sicuramente tra manutenzione e utilizzo qualche milioncino di euro, quando a un certo punto basterebbe qualche corriera e sarebbe finito tutto quanto il disagio? La poniamo come riflessione. Io ricordo qualche anno fa, forse anche più di 10, che durante una commissione comunale, l'allora consigliere Fabiano Gibì, che abita nelle frazioni, aveva proposto anche in via provocatoria la chiusura della tratta ferroviaria. E quella volta c'era stata un'insurrezione, ma forse è da valutare perché effettivamente vale la pena questa tratta ferroviaria che useranno forse 200 persone al giorno? Abbiamo parlato nei giorni scorsi quando era salito all'onore delle cronache di Chioggia un barista che non aveva accettato il pagamento tramite posta adducendo una scusa.
Dal 1 luglio sono entrate in vigore le nuove disposizioni che prevedono sanzioni per chi non accetta il pagamento tramite bancomat o carta, indipendentemente dall'importo. La legge prevede nei casi in cui esercenti o professionisti non accettino o rifiutino il pagamento tramite moneta elettronica, anche per pochi euro, una sanzione di 30 euro più una percentuale del 4% della transazione rifiutata. La Guardia di Finanza di Venezia ha quindi fatto scattare controlli lungo l'intera provincia, partiti soprattutto a seguito di segnalazioni pervenute al 117 da parte di clienti, per lo più turisti o avventori di esercizi commerciali, i quali lamentavano il rifiutto di accettare pagamenti elettronici, adducendo come scusa malfunzionamenti del POS, mancanza del POS o perché l'importo dell'acquisto era troppo basso. In alcuni casi l'applicazione di una maggiorazione del prezzo di acquisto in caso di pagamento tramite POS. I controlli effettuati hanno verificato il rifiuto al pagamento in 20 esercizi commerciali. Nei confronti di questi sono stati redatti verbali trasmessi al prefetto locale che dovrà elevare le sanzioni previste. Altri 5 esercenti sono stati segnalati per applicare un sovrapprezzo in caso di pagamento con moneta elettronica o uno sconto nel caso in cui il pagamento avvenga per contanti. Questi sono stati segnalati all'autorità garante della concorrenza e del mercato, organo competente alla contestazione e all'accertamento del divieto di sovrapprezzo per l'utilizzo dei citati strumenti di pagamento secondo le norme in materia di codice del consumo. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329-695-7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Buongiorno, allora, in questo periodo in cui anche questa mattina leggevo di una povera pasticceria di Mestre che devono chiudere perché hanno da pagare in un mese 13.000 euro di bollette varie e non ce la faranno mai, e gli hanno già detto che gli staccheranno la luce, quindi finiranno di lavorare. In un periodo in cui si parla di risparmiare, sono venuto prima qui alla stazione ferroviaria, c'era l'onorevole Andreuzza anche con un po' di persone delle attività, insomma, che sono venuti, sta facendo giro parlamentare, elettorale. E il consigliere regionale Dolfi mi ha fatto notare che le luci della stazione ferroviaria sono tutte accese in pieno giorno. Adesso la registrazione sono circa un po' prima delle 14 e ci sono tutte le luci accese. Il Dolfi ha chiamato, proprio ha contattato l'assessore regionale Berti per segnalare questo spreco, è una cosa assurda. Vi chiediamo cortesemente se date un'occhiata nelle altre stazioni ferroviarie, sia nei dintorni ma anche da altre parti, sappiamo che ci seguite, se ci segnalate se anche le altre stazioni ferroviarie sono con le luci accese in pieno giorno. Ecco, approfitto per dire che tante volte alcuni concittadini ci mandano le foto dei lampioni diciamo, di qualche via accesi e giustamente si lamentano per lo spreco, ma non è che sono accesi perché è una dimenticanza, vengono accesi perché quando la società che segue la manutenzione dei lampioni e c'è qualche lampione che non funziona, per poter capire dov'è quello spento devono accendere una via. Ecco, quindi è una cosa ben diversa rispetto a questa. Tante volte ci mandano questa segnalazione, non le pubblichiamo perché ovviamente sarebbe, diciamo, controproducente, non si capirebbe bene qual è il problema. Ecco, per il momento è tutto. Ripeto, se avete qualcuno ha delle altre indicazioni su altre stazioni ferroviarie dove le luci sono accese di giorno, se cortesemente ce le segnalate. Arriva come un fulmine a ciel sereno. Dopo oltre 4 anni si dividono le strade dell'Union Clodiense e del direttore sportivo Roberto Tonicello. Con un comunicato apparso nei canali ufficiali della società, il presidente Ivano Bosco Lobiello ha annunciato le dimissioni per motivi di lavoro dal ruolo di direttore sportivo di Tonicello, ringraziandolo per il grande lavoro svolto nelle ultime stagioni.
Tonicello è stato negli ultimi 4 anni uno dei protagonisti della società, allestendo la rosa della clamorosa salvezza nella stagione 2018-19 e quindi con il suo lavoro portando al terzo posto nella stagione 2020 mai conclusa per il Covid, il quarto posto nel 2021 e l'ultima stagione culminata con il secondo posto e la finale con l'Arzignano. Grande curiosità ora su chi sarà il successore di Tonicello, in un ruolo importante con la finestra di mercato di novembre per puntellare la squadra, qualora ce ne fosse il bisogno, non troppo lontana.